abbiamo lanciato i primi due ETF peer azionari, uno completamente mid cap e l'altro invece più sbilanciato sulle blue chip. Quest'anno abbiamo lanciato quello obbligazionario, era una nicchia di mercato peer dove c'erano solamente due fondi di dimensioni diciamo limitate che avevano raccolto più o meno lo 0,1% della raccolta peer del 2017. Abbiamo ritenuto opportuno lanciare il primo ETF peer obbligazionario che tra altre cose ha un controllo della duration dello strumento e quindi non è esposto al rischio di tasso.